Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Marco Azzurro, nuovo episodio di Carriera Allenatore con il nostro New York City FC su FIFA 21 nella MLS, ragazzi. Oggi andremo a giocare altre tre partite molto molto interessanti e abbiamo i Columbus Crew in Coppa e poi in campionato il New England e l'Atlanta United, ragazzi, una squadra davvero forte, me la tengo quindi per ultima. Senza perdere tempo, quindi andiamo a giocare contro i Columbus nella US Open Cup. Farò turnover in questa partita, metterò molte riserve, penso che faremo giocare Zalalem, farò giocare Tahjir Rusdrati, insomma i soliti giocatori che metto per fare le riserve perché veramente sono partite molto ravvicinate in questo episodio, quindi per questa partita ci sarà il turnover. Formazione completamente rivoluzionata per noi oggi. In Coppa ho messo praticamente, ho cambiato, possiamo dire, 8 undicesimi della formazione. Saranno rimasti solamente 2 o 3 giocatori dei titolari. Super turnover per oggi. Il Columbus Crew è molto forte, però noi non possiamo permetterci cali di aspettativa sull'MLS. Anzi, già che ci sono, mi metto in difensivo, così non corriamo neanche tanti rischi, perché questa partita comunque me la vorrei portare a casa. Attenzione a Zelarayan in area. Zelarayan 1-0 dopo 4 minuti. Mi sono anche messo in difensivo, ma dopo 4 minuti subito ce l'hanno infilata la palla in porta. Che peccato. Qua avevo più occasioni per chiudere il loro uomo, sono andato a vuoto con i difensori e subiamo il gol. Attenzione qui a Columbus Crew con Santos, entrano in area e Zardes fa il 2-0. Tutti a vuoto i miei difensori, tutti quanti a vuoto. Che fessi, che polli che siamo stati qua, tutti a vuoto i difensori. Ed è 2-0 Columbus Crew. Si è infortunato Tahjir Rusdrati gravemente. Mi sa che dobbiamo fare per forza il cambio perché sennò si è proprio infortunato. Quindi anche oggi deve giocare Medina per via dell'infortunio di Rusdrati. Se ne palla dentro Krejlac. Il gol è buono, sì, ed è 2-1 per noi, segna anche il suo primo gol in maglia New York City, Krejlac, giocatore polacco che abbiamo acquistato proprio per fare questo, ovvero per riuscire a segnare quei pochi gol stagionali nelle partite in cui Sargent non avrebbe giocato. Signor Tinnerholm che trova Krejlac per il sinistro e il 2-2 con la sua doppietta personale. Anche Krejlac si dimostra un buon attaccante, più che una semplice riserva. È bello sapere che ci sia anche lui in panchina, perché qui ribalta completamente la partita tutto da solo, almeno i due gol suoi, nell'arco di 10 minuti, fa 2-2. Finisce la partita 2-2 in questa coppa. Ora non so se ci sia anche la gara di ritorno, ma non credo. Penso che si andrà o ai supplementari o ai rigori, non ho idea. Si va appunto ai supplementari, ragazzi, quindi è una gara secca. Di Krejlac in aria. Krejlac sterza il tiro deviato al 121esimo. Finisce qui, dovremmo andare ai rigori per risolvere questa partita di coppa che è più complicata, è stata più complicata di quanto potessi pensare. Adesso la risolveremo ai calci di rigore. Quindi speriamo bene. Partono loro con Molino e segnano con Johnson che neanche si tuffa. Vado a destra con Ali Adnan. Forse ho tirato un po' troppo forte. Ali Adnan c'è la parata di Room. Ora tocca a Wogmore. Parata anche di Johnson. Benissimo, adesso vediamo di segnare perché c'è l'occasione per il tiro di Krejlac. E si tuffa ancora alla Room. Due rigori parati su due. Adesso Johnson deve assolutamente parare. Se no, appunto, 2-0 per i Columbus. Tocca a Medina. Dai, Room si è buttato sempre a destra. Stavolta spero
Non si butti. Perfetto, Room si butta. Room si butta sempre a destra. Perfetto, ok, abbiamo capito il giochetto allora. Segnato anche Diaz per loro, 3 a 1 il conteggio. Con Room che si butta sempre a destra, quindi per ora io la metto a sinistra. Room sta fermo, 3 a 2. Beh, speriamo di parare quest'ultimo calcio di rigore. Parte Kitchen. E para Johnson, ma la palla va in porta tale e quale. E quindi passa il Columbus Crew. Veniamo eliminati agli ottavi di US Open Cup. Delusione in coppa, arriva un altro avversario molto difficile. Sto parlando del New England, squadra contro cui abbiamo perso sempre in MLS per ben 5-0. Abbiamo preso una batosta pazzesca contro il New England. E adesso li riaffrontiamo. Non so come sia possibile questo a livello di calendario, però abbiamo subito l'occasione per rifarci contro di loro. Attenzione, qui c'è il buco. Carles Gil entra in area. Caicedo 1-0. 1-0 New England. Gesù mio, speriamo che non finisca come l'altra volta, perché veramente questo New England rischia di diventare un demonio per noi. Sargent in aria, tiro di Sargent, la pareggiamo subito, importantissimo questo, perché non pareggiarla sarebbe significato poter prendere veramente un altro gol. Finisce qui, siamo stati tutto il secondo tempo nella nostra metà campo, è stato qualcosa di assurdo, non mi era mai successo che la CPU stringesce il giocatore così, cioè veramente siamo stati tutto il secondo tempo a vedere il New England che palleggiava e non è colpa nostra, è il gioco che era infernale, era infermabile la CPU. Guardate là, abbiamo fatto un solo tiro in porta in tutta la partita e abbiamo segnato pure un gol, quindi questa partita ci è andata proprio di lusso, questa è stata proprio è tanto questo pareggio, è tanto, è tanto. Qui la società intanto ci dice che non stiamo seguendo i piani, però vabbè. Vediamo il resoconto per Tajiri Usrati. 7 mesi! 7 mesi il legamento crociato anteriore per Tajiri Usrati. Porca puttana. Ok che non era un giocatore importantissimo, però era l'unica riserva per entrambe le fasce. Quindi, insomma, fate voi due conti. Siamo in casa nostra per giocare contro l'Atalanta United, come detto, mi vado subito a mettere con uno stile tattico difensivo perché contro l'Atalanta oggi sarà una partita davvero tosta. Ancora Lisandro in aria, pasticcio qui nella nostra difesa, ma alla fine la palla arriva in qualche modo a Johnson. Corridoio ora per Jesus Medina. Medina cross al centro, c'è Sargent che purga l'Atalanta United al 20esimo. Gioscino Sargent, il sergente dai capelli rossi. Insomma, lui fa 1-0. Importantissimo questo gol perché l'Atalanta United è una delle squadre più forti dell'intera MLS. Josh Sargent che firma il suo dodicesimo segno, il suo dodicesimo gol stagionale.